Noi stasera parleremo, finora avete visto che questo format era fatto in una maniera abbastanza comprensibile, perché parlavamo di alcuni personaggi della Divina Commedia. Questa sera no, non parliamo della Divina Commedia, parliamo della Questio, non parliamo della Questia, no. Parliamo di due cose che apparentemente sembrano un po' slegate, ma in realtà vedrete che hanno una loro coerenza e una loro continuità. Parleremo della vita di Dante, Era quasi una specie di tappa obbligata, perché nel 700° anniversario della morte di Dante sono state pubblicate delle biografie, dei saggi, e quindi volevamo un po' mettere anche ordine, un po' fare un po' di chiarezza, dare una certa organicità alla vita di misteriosa di questo personaggio, di Dante. E vedremo appunto poi come, quando cominceremo ufficialmente, vi dirò meglio. E poi parleremo invece della sua capacità di saper valorizzare la lingua fiorentina fino ad elevarla al rango di lingua veicolare, capace di idonea, adatta ad affrontare temi elevati, aulici, difficili, come quelli che lui affronta nella Divina Commedia. Quindi la lingua e la vita. Anche se siamo un po' in anticipo, io direi di cominciare. E in primo luogo è un piacere, ma anche un dovere, ringraziare il dirigente scolastico Gianluigi Cadei del CPA di Chiari, che ci permette di vederci qui questa sera, è l'ente organizzatore, e quindi è l'occasione per davvero mettere in evidenza l'opera meritoria sia del dirigente che del CPA di Chiari. In secondo luogo volevo invitare i presenti, giovedì 23 settembre alle ore 20:45, nel Duomo di Chiari c'è un incontro, una comunicazione, una conferenza di Gianfranco Serioli, avendo come tema il canto decimo della Divina Commedia, tanto per chiarire il canto di Farinata. La terza cosa che mi faceva piacere dire è che questa sera è stato organizzato da Serioli, nel senso che lui ha contattato me, il professore Francesco De Nicola, che adesso vi presento, e abbiamo assieme poi definito i temi. Quindi veramente un ringraziamento a Serioli e al preside, che ci permettono di provare il piacere di incontrarci stasera per cercare di capire meglio l'animo di una delle persone, secondo me, che sono davvero eccezionali nella storia dell'umanità. La conoscenza è sempre bella, ma quando si tratta di conoscere l'animo umano e che cosa dice una persona di grande, dal grande sentire, uno spirito forte, secondo me ci arricchisce. Vi presento quindi i relatori. Il professor De Nicola è professore di letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Genova. È coordinatore della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri,
presidente del Comitato di Genova Dante Alighieri, autore di numerosi saggi sui temi danteschi e anche animatore di Letture Dantis e studioso dell'opera di Beppe Fenoglio, ha coordinato importanti progetti di ricerca, come quello sulla Grande Guerra dei testi letterari e le riflessioni critiche in merito, è direttore della collana di Piccoli Classici Italiani presso la casa editrice De Ferrari di Genova e poi ha un incarico per un master in lingua presso l'Università di Granada in Spagna. Credo che a lui dobbiamo veramente un benvenuto molto caloroso per la sua presenza qui con noi questa sera. Vabbè, Serioli lo conosciamo. Serioli è un classicista di formazione e insegnante di letteratura italiana dal 2004. Si occupa soprattutto dello studio e della divulgazione dell'opera di Dante, Petrarca e Foscolo. Ha scelto veramente tre macigni su cui dilettarsi nella sua opera di divulgazione. Da 10 anni organizza per gli studenti inglesi corsi estivi sulla Divina Commedia sul Lago di Seo, collabora con importanti università anglosassoni, quali Cambridge, Oxford e York. È direttore della Iseo Lake Language Summer School e ultimo, ma per me è veramente un'opera meritoria, è laureato in musicologia presso l'Università degli Studi di Pavia. Ecco, io non mi presento perché io sono una persona che rispetto a tanto curriculum è meglio che io non dica chi sono. Mi chiamo Vincenzo Carola comunque. Allora, dicevo prima che parleremo della vita di Dante e della lingua italiana, che è stata promossa, veicolata, innalzata da Dante Alighieri. Ma ci sono tanti motivi che possono articolarsi intorno a questi due grandi temi. In primo luogo vorrei cercare di comunicare il motivo che ci ha fatto fare questo abbinamento. Perché abbiamo messo assieme la vita e la lingua? Perché tutti e due questi argomenti, tutti e due questi temi ruotano attorno al fare comunità. L'intellettuale Dante Alighieri è colui che sceglie di fare lo scrittore, il poeta, per un motivo. Non è che uno nasce poeta, non è che io nasco intellettuale, è una scelta che fa leva su alcune, ovviamente, capacità della persona, su alcuni talenti, avrebbe detto mia mamma, per andare in una certa direzione. E Dante sceglie di fare l'intellettuale tra i tanti motivi per essere cinghia di trasmissione del sapere verso le persone. Per fare un'opera educativa, per fare un'opera di formazione, per fare un'opera formativa. Dante concepisce se stesso come lievito di una società che deve indirizzarsi al bene, spende la sua vita, opera in funzione degli altri. E quindi è colui che veramente oggi possiamo dire è una persona che forma uno spirito critico, è una persona che forma un'etica. È una persona che indirizza i suoi lettori o i suoi ascoltatori verso un fine etico superiore. E possiamo dire che in questa è un'opera estremamente generosa. Immaginate voi Dante che si deve procurare la carta, che non è un materiale di poco conto, e deve passare del tempo a scrivere e a pensare cosa scrivere. E come scriverlo. E poi non è che c'è un mercato editoriale per cui lui va a vendere i libri e poi ci guadagna i soldi. Chi l'ha detto? Non c'era neanche la stampa. Eppure, nonostante queste difficoltà di carattere oggettivo, scrive è veramente uno degli scrittori più prolifici, più ricchi che si conosca. Si sente quasi investito di un compito profetico, nonostante
abbia continuamente problemi personali grossi, li vedremo, sia di carattere familiare, sia di carattere politico, sia di carattere sociale, nonostante rischi la vita continuamente. Fa questa cosa qui, certo, poteva anche tornare utile per sé questo, ma il gioco non valeva la candela, secondo me. Questo è un mistero per me, è un mistero. E io non riesco ancora a capire davvero una persona che deve salvare la sua vita, deve tutelare la sua famiglia, la sua esistenza, che pensa a scrivere per indirizzare a un pubblico di persone che non lo ripagheranno delle opere che secondo lui hanno una funzione importante. Lo vedremo questa cosa qui stasera, la vedremo. Ma per fare questo deve scegliere un veicolo che comunichi, che faccia comunità. Vabbè, deve scegliere quindi la lingua che riesca a cementare intorno alla sua comunicazione, intorno al suo dire, delle persone che recepiscono e che in qualche modo fanno tesoro di quello che lui dice. Ecco il problema della lingua. Non mi, ditemi che non è attuale questa cosa qui. Il fare comunità, l'essere utile al contesto in cui si vive, cercare di formare delle coscienze critiche che possano ritenersi degni di essere umanità, e oggi, perciò la letteratura è sempre contemporanea, non può essere diversamente, perciò Dante riesce a parlare ancora oggi, riesce a interpellare le nostre coscienze, il nostro interesse ancora oggi. Lui rischiava di essere messo a rogo, eppure scriveva. E guardate che c'è, secondo me c'è una polemica sotterranea che è stata recentemente ripresa da Marco Travaglio, il quale diceva che, sulla scorta delle indicazioni di Montanelli, che gli intellettuali italiani, la parola intellettuale è un po' ambigua, perché l'intellettuale sembra una persona che viva da qui in poi. Dante non è così. Dante combatte, opera. Dante è un conoscitore della musica, Dante è un grande artista anche dal punto di vista delle arti figurative. Quindi è una persona che poi si impegna in campo politico. Dante fa politica, politica attiva. E dicevo che la polemica è che gli intellettuali italiani hanno un vizio d'origine, hanno un peccato originale. Diceva Montanelli, e Travaglio riprende questo, cioè nascono nelle corti rinascimentali del Cinquecento e quindi sono delle persone subalterne al potere politico, abituati quindi alla sottomissione, abituati a dire di sì, ad essere funzionali al potere, a portare acqua con le orecchie, no? a loro mecenate, tra virgolette, a loro signore. E beh, questa cosa qui con Dante veramente fa a pugni. Ha fatto veramente una grande difficoltà ad essere sottomessa ai signori, anche se ha avuto bisogno della protezione di alcuni signori, ma non è mai stato un passivo nei loro confronti. Vedete quindi che sostanzialmente la riunione di questa sera è il nostro stare assieme, il nostro fare comunità, così come ci ha indicato Dante. Finisco abbastanza presto per dirvi che mi farebbe piacere tratteggiare, ma brevemente, perché poi sentiamo i nostri relatori, dove vive, dove si va a perimetrare l'azione di Dante. Parlare un po' di Firenze nel 1300. Chi è stato a Firenze oggi, voi tutti quanti ci sarete passati, può ben immaginare che cosa poteva essere Firenze nel 1300. Firenze nel 1300, secondo me, era una città veramente speciale. In pochi anni va a scalzare dal posto più importante due grandi città toscane, che erano Lucca,
capitale prima del Regno Longobardo e poi dei Franchi, e Pisa che era stata una grande repubblica marinara. In poco tempo Firenze le scavalca, diventa il centro toscano più importante. In poco tempo passa dai 50, 80, qualcuno dice fino a 100.000 abitanti. 100.000 abitanti. È una città che ha un'economia ricchissima, non c'è settore dell'economia del tempo, ma forse anche oggi, che non venga praticato dai fiorentini. Sono dei grandi banchieri che vanno a coniare il fiorino d'oro, che poteva circolare liberamente in Germania, in Inghilterra, era moneta di scambio corrente. Erano dei grandi banchieri, riuscivano a finanziare persone come il Papa e come i re. Erano dei grandissimi industriali tessili, dalla lana alla seta al cotone. Riuscivano a esportare dal bestiame ai prodotti agricoli. Riuscivano a commerciare con città dell'Italia e dell'estero. La via Francigena passa dalla Toscana. Erano dei mercanti che frequentavano le fiere di mezza Italia e di tutta la Spagna. Molti mercanti erano bilingue, conoscevano benissimo la lingua d'oc e la lingua d'oil. A Firenze c'erano due grandi studi a livello universitario che facevano riferimento ai padri domenicani di Santa Maria Novella, francescani di Santa Croce. A Firenze c'erano dagli 8 ai 10.000 lettori, gente che sapeva leggere. Era importante più saper leggere che saper scrivere per loro, perché era importante che la persona sapesse capire quello che una persona scriveva e diceva. E non sempre le due azioni sono connesse. Più di 2.000 persone studiavano la matematica. Queste sono tratte dalle cronache del tempo. Molte persone studiavano logica e filosofia. Tantissimi erano i notai, quindi conoscitori del diritto, che avevano imparato nella vicina Bologna, oltre che fatto apprendistato direttamente in città. Era quindi una città vivacissima e ricca. Oltre che ricchi, i fiorentini erano religiosi e litigiosi. Dico questo per farvi capire un po' in quale marasma, in quale temperie, no? Vive Dante. A Firenze c'erano più di 100 chiese e più di 30 monasteri, ed era una città piccola, e si pagavano loro questo, non c'era lo Stato che dava l'obolo a... se la pagavano direttamente loro, l'abbellivano direttamente loro, ed erano litigiosi, vi dicevo. E questa cosa investe prepotentemente Dante, perché nei comuni italiani si litigava, si bisticciava molto, ci si azzuffava, ci si uccideva anche. Il discorso è molto lungo, io lo faccio veramente banale, un po' sintetizzo, ma per amore di sintesi, non perché il comune, almeno secondo una certa linea storiografica, è una istituzione politica di tipo eversivo. Noi facciamo un po' la mitologia dei comuni medievali. In realtà il comune nasce come elemento di rottura di un ordine, scusa ma non so la distanza, di un ordine che prevedeva due autorità supreme, il Papa e l'Imperatore. Il papato doveva portare gli uomini alla beatitudine celeste, l'imperatore alla felicità terrena. E questo era l'ordine previsto. In una società tripartita,
che era divisa, che doveva essere divisa tra coloro che combattono e quindi difendono il corpo, coloro che difendono l'anima, quindi i chierici, e coloro che danno da mangiare a tutto il resto, che sono poi i servi, i lavoratori. Nasce un ordine che è quello dei mercanti e dei borghesi, e quindi si rompe questa società così ordinata e trovano spazio queste persone nelle città. Nelle città, fino a poco tempo prima di Dante, quindi, governava un'autorità religiosa che era il vescovo, ma quando si inurbano, quindi quando vanno a vivere in città, i nobili del contado, e si sviluppa il ceto dei mercanti e dei borghesi, questi sapete cosa fanno? Fanno una sorta di associazione privata che poi diventerà un'istituzione pubblica. Quindi impongono in comune, mettono, diventa roba comune una cosa, un accordo privato. Ora immaginate come questa dinamica vada a far scontrare dei potentati, dei magnati. Cioè qualcuno dice, bene, voi avete fatto un'associazione, la faccio anch'io e vediamo chi dei due governa la città, chi si è impossessato, chi ha diritto a governare. Si instaurano dei rapporti di forza per cui ci si divide. Infatti le parole Guelfi e Ghibellini vanno a denominare delle consorterie locali che si contendono il potere, perché si ha un travaso dall'interesse privato all'interesse pubblico. Infatti anche quando poi una fazione sconfigge l'altra e la manda fuori dalla città, li mette al bando, Dante è stato messo al bando, quelli che restano si dividono ulteriormente. Quindi se Guelfi e Ghibellini si scontrano e vincono i Guelfi non trovano di meglio che dividersi ancora, proprio perché è veramente una questione di rapporti di forza e di potere, in Guelfi bianchi e Guelfi neri. E poi anche qui chi è più bianco bianco e chi è più nero nero. Quindi vedete che era anche una città che viveva di queste forti tensioni. E quando questi qui poi, quando si ammazzavano, non è che facevano tanti sconti, distruggevano la casa, abbattevano le torri, ammazzavano le persone. Era una società che conosceva proprio la forza come atto dirimente delle controversie. Questa è la cornice. E adesso io vorrei davvero che in questa cornice si collocassero le comunicazioni dei nostri due relatori. Partiamo dal generale, noi faremo adesso un discorso di carattere generale, vedete, io ho fatto veramente una panoramica molto superficiale, di carattere generale, e poi adesso a cascata andiamo più nel particolare, più nello specifico. Partirei con una osservazione per il professor De Nicola. E mi piacerebbe, professore, chiederti questo. Siamo nel settimo centenario della morte di Dante. È possibile per te oggi fare un po' il punto della situazione, quindi comunicarci delle conoscenze sulla vita, sulla realtà economica sua, della sua famiglia, sui rapporti familiari, sui movimenti degli anni dell'esilio, in maniera un po' più puntuale rispetto a quanto naviga, no, oggi nella nostra società e quanto ho cercato di suggerire io in questa introduzione. È possibile avere un po' un discorso un po' più puntuale? Bene, allora grazie al professor Carola per questa introduzione tutt'altro che sommaria, questo ritratto della vita di Firenze negli anni di Dante, perché il Fiorino, in effetti, che è stato citato, viene coniato nel 1251, quindi Dante ancora non era nato ed è una delle prime monete auree in circolazione in Europa, al pari del genovino, che anche viene per combinazione, fino a un certo punto, coniato proprio nel 51 anch'esso. E questo non è un fatto secondario, significa che alcune città cominciano ad avere uno sviluppo economico tale da diventare dei punti di riferimento, e quindi Firenze, come è stato detto,
per la mercatura e Genova per la vita sul mare, quindi le colonie e quanto portava poi a dei traffici redditizi. E questo è un dato importante per cominciare a collocare Dante nella sua realtà. Ma facciamo un discorso più generale e poi entriamo nel particolare. E riprendo un aggettivo che è stato, mi pare, più volte ripetuto a proposito della vita di Dante. L'aggettivo è misteriosa. Noi della vita di Dante sappiamo molto poco con certezza. Perché? Perché documenti attendibili sono scarsi. Sono scarsi soprattutto a partire dall'aprile 1302, quando Dante, per una sentenza di Cante de Gabrielli, il podestà di Firenze, viene condannato al rogo. Quindi la condanna che spesso si legge nei libri, Dante viene condannato all'esilio, è impreciso. Dante viene condannato a morte. E come ogni condannato a morte, che cosa faceva? Ce lo dice bene il Foscolo, era un fuggiasco. Ghibellino, poi possiamo tornarci su questo argomento. Però i documenti che riguardano Dante nel periodo dell'esilio sono pochi. Perché? Perché ogni fuggiasco, ogni condannato a morte, che sarebbe andato a rogo se fosse tornato a Firenze, ma sarebbe stato ucciso da un qualunque fiorentino, anche fuori di Firenze, l'avesse scovato, e Dante era in pericolo di vita ogni giorno. E logicamente non poteva lasciare tracce della sua esistenza. E allora ecco perché abbiamo 10-15 documenti attendibili di Dante dal 302 in poi. Ne abbiamo un po' di più nel periodo precedente, cioè quando vive a Firenze. E sappiamo non quando è nato, ad esempio, perché non c'erano gli atti di nascita, perché c'era soltanto il giorno del battesimo, che era il Sabato Santo, quindi Dante viene battezzato il Sabato Santo dell'anno 1266. E non sappiamo un'infinità di altri dati, e quindi dobbiamo partire da questo presupposto. Sulla vita di Dante sappiamo molto poco. E quello che sappiamo, e viene spesso ripreso, è in questo libro, Vita di Dante, di Giovanni Boccaccio. Boccaccio cerca di recuperare l'onore di Dante a Firenze. La condanna del 1302, della quale vi ho parlato, verrà poi reiterata negli anni successivi, viene reiterata nel 1311 quando Firenze è contraria ad Arrigo VII e quindi c'è un elenco di coloro che invece sono favorevoli e quindi vengono condannati ulteriormente, tra questi c'è Dante. Ecco dunque un altro documento. Ma la condanna continua anche dopo la sua morte. E solo nel 1355 viene a cadere la condanna per Dante, morto, per i figli, forse anche loro non tutti vivi, anche se non sappiamo poi in realtà neanche quanti figli abbia avuto Dante, e anche la condanna per le sue opere. E allora il primo che cerca di rivalutare questo bandito, perché è stato detto, era condannato con un bando, il bando era... come lo è adesso, un documento di un'autorità che emanava una sentenza. Avrete visto forse qualche film, il banditore nella piazza suonava prima la tromba e poi leggeva un documento emanato dall'autorità politica o religiosa. Bene, Dante era stato condannato all'esilio, alla morte, fino al 1355, anche dopo la sua fine della vita. Bene, Boccaccio si rende conto dell'ingiustizia ai danni di questo personaggio straordinario. E allora compie tre azioni molto importanti. La prima è che trascrive per ben tre volte tutta la commedia. Perché la trascrive? Perché la prima diffusione del poema era avvenuta nei luoghi dove Dante era in esilio, e cioè nella zona padana essenzialmente. E quindi i copisti inevitabilmente avevano commesso molti errori. Boccaccio se ne rende conto e cerca di emendare, magari cadendo
nell'opposto errore, cioè di fiorentinizzare quello che magari Dante aveva scritto usando anche espressioni dei volgari locali. Poi compie un'altra operazione, cioè questa, scrive una vita di Dante, siamo intorno al 1300, la data è intorno al 65 forse. Bene, Dante viene rappresentato ovviamente in termini fortemente elogiativi, ma Boccaccio non era uno storico. Se voi leggete questa edizione, tra l'altro ci sono due versioni della vita di Dante, una abbastanza lunga e l'altra una sintesi, però qui non troverete una fonte. Le notizie che Boccaccio dà, ad esempio, sull'esilio sono abbastanza così, prive di un qualunque collegamento con la realtà. Non c'è un dire in questi anni è stato A, in questo altro anno si è dovuto trasferire in quest'altro luogo presso questa famiglia. Dunque la vita di Dante nasce da questo che poi verrà definito il trattatello in laude di Dante, perché è encomiastico. Boccaccio sente la necessità di celebrare Dante e quindi ecco che c'è questa volontà di rivalutare quest'uomo. Boccaccio, che contrariamente a quanto si legge spesso, non ha attribuito il titolo di Divina Commedia. Divino è un aggettivo allora molto, molto in uso. Se noi appunto cominciamo ad aprire questa vita di Dante, vediamo che questo aggettivo è riferito anche a Solone. E quindi è un aggettivo come eccellente, eccezionale, è un aggettivo di elogio. L'aggettivo divina nel titolo compare la prima volta nel 1555 ad opera di Lodovico Dolce, quindi sono passati 200 anni. Questo per precisare e anche per dire che molte cose che si dicono purtroppo sono infondate. Questa è una delle tante che possiamo dire. Bene, dunque dicevo, il nostro punto di partenza è questo. E molte notizie imprecise che si leggono nascono proprio da questo libro, nascono dal libro del Boccaccio, che viene poi diversamente utilizzato, tenendo conto che Boccaccio non aveva conosciuto Dante. E quindi le sue informazioni nascono da fonti indirette. Forse può aver avuto notizie di Dante da Cino da Pistoia, che Boccaccio incontra a Napoli. Ma Cino da Pistoia aveva una conoscenza relativa di Dante, erano stati forse insieme a Bologna, all'università, negli anni della giovinezza. Poi probabilmente si erano incontrati nel 1306, quando Pistoia viene liberata da Morello Malaspina, ma poi non si hanno notizie precise. Cosa poteva aver detto di preciso Cino da Pistoia al Boccaccio? Altre fonti di Boccaccio sono ovviamente i cronisti del tempo, quindi il Villani e Dino Compagni, ma anche in questo caso nessuno conosceva la vita di Dante in prima persona. Perché? Perché erano fiorentini, ma Dante non era a Firenze del 1302. E allora dov'era Dante? E questo ci apre dei problemi che non possono essere risolti. Quando noi leggiamo nelle vite, è stato giustamente ricordato che sono uscite molte biografie di Dante in questi anni. Ecco, io avrei preferito che in queste biografie si usasse il verbo condizionale. E magari anche l'avrebbe forse. Perché sono tutte ipotesi. Sono tutte anche ipotesi, a volte, perché parlare male di Garibaldi fa diventare, attira l'attenzione. Una notizia che forse avete letto anche nelle prime pagine dei quotidiani è che il padre di Dante era un usuraio. Bene, che documenti ci sono? Allora, ci sono due pergamene. Una rivela che Alighiero di Bellincione, appunto il padre di Dante, in un processo civile che vedeva coinvolto l'abate di un convento in difficoltà economiche, era stato il suo procuratore. Un altro documento porta la cronaca di questo processo. Bene, chi sostiene questa tesi scrive che il padre di Dante frequentava il tribunale di Firenze. Perché? Perché chi era condannato spesso aveva poi bisogno di quattrini per pagare la pena a cui era stato condannato. E il padre di Dante scrive, questa signora,
con ogni probabilità aveva prestato del denaro, scrive con ogni probabilità, e la probabilità non è la certezza, no? A questo condannato. E poi dice, nulla vieta di pensare che Alighiero abbia offerto il proprio aiuto all'abate Nicola, va bene? E poi quando questi riceve il denaro dal padre di Dante, dice, verosimilmente l'abate condannato ha poi ripagato Dante, il padre di Dante, concedendogli la sua abbazia. Bene, qui abbiamo trovato verosimilmente, nulla vieta di pensare e probabilmente. Sono prove? No. Poi c'è un altro riferimento a un sonetto di Forese Donati, una tenzone. Cos'erano le tenzone? Erano degli scambi di sonetti, di componimenti in rima, nei quali ci si prendeva un po' in giro. Dante accusa Forese Donati di essere impotente, perché? Perché è diventato vedovo, poi non ha più frequentato delle donne, ma mi pare che sia a livello di Lazzo questo, no? E Forese rimprovera Dante, dice, ma tuo padre aveva fatto degli affari con la guglin, che era una moneta dell'epoca imperiale. Ma questo è un documento? Ecco, molto spesso si prendono dei testi letterari per dei documenti, e questo è un altro errore che riguarda soprattutto le epistole. Sapete che ci sono 13 epistole, ma l'epistola era un genere letterario, non era come adesso una lettera in cui dici io vado, parto, ma poi torno e quindi stai tranquillo che ci vediamo. L'epistola era un genere letterario in cui si affrontavano dei temi filosofici, dei temi letterari, dei temi storici. E la 13ª epistola, quella Can Grande della Scala, ma ci sono molti dubbi che l'abbia scritta Dante, però è un'epistola che risolverebbe molti problemi se fosse storica, ma non lo è. Lo stesso vale per l'epistola, la quarta, in cui Dante si allontana dalla zona della Lunigiana, dove era ospite di Malaspina, e scrive, io vado via da questa zona dove ho goduto la libertà e mi indirizzo dove questa libertà la rimpiangerò. E allora questo ha fatto pensare che questa lettera sia stata scritta quando Dante abbandona la Lunigiana per andare nel Casentino. Ma nel Casentino ci va nel 1311, quando sta per arrivare a Rigo VII. E allora per quale ragione invece si vuole retrodatare al 1307? E questo è un errore grave, perché? Perché Dante, e qui veniamo a quello che ci può interessare per rispondere un po' alla sua domanda, Dante nel 1306, 10 ottobre, è attestato in due documenti, dei pochissimi che abbiamo, di essere in Lunigiana, esattamente a Sarzana. Perché a Sarzana? E quindi veniamo a un altro quesito che è stato posto. Di cosa viveva Dante? Poteva vivere della sua attività di poeta? Carmina non dal panem, e non poteva vivere, perché certamente a Firenze c'erano dei lettori, ma non poteva vivere di quello che scriveva. A parte il fatto che Dante ha lasciato in sospeso la volgare eloquenza, il convivio, quelle che si definiscono le rime di Dante, in realtà Dante non le ha mai messe insieme, e quindi non aveva una serie di bestseller su cui campare. Poteva fare vita politica? No. Perché Dante apparteneva ai Guelfi Bianchi, però quando poi ha visto che i Guelfi Bianchi erano faziosi, erano violenti, li lascia perdere, non partecipa alla battaglia della Lastra, in cui si erano illusi i Bianchi di poter tornare a Firenze, li lascia e dice io faccio parte per me stesso. Ora voi capite benissimo che in una società nella quale bisogna essere targati per avere sopravvivenza, onori, e uno che fa parte per se stesso, come può vivere? Può dire io mi schiero con questi o mi schiero con quest'altri? No, Dante ha rifiutato, ecco perché diceva giustamente il professor Carola, Dante è un personaggio moralmente esemplare. Dante ha rifiutato il compromesso. E quando c'era stata un'amnistia a Firenze, quando sembrava che Uguccione della Fagiola volesse prendere il potere,
Ma Dante non si è piegato a firmare il suo pentimento. Dante è stato coerente con se stesso ed è stato coerente col non schierarsi con chi considerava una compagnia scempia, empia, scellerata. Qui viene il discorso che è stato accennato giustamente sulle varie fazioni. C'è una terzina che spiega molte cose nella commedia. La gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio di smisura generato in te Fiorenza, sì che già ti piagni. Chi è la gente nuova? Sono quelli inurbati, quelli che ormai è finito il potere dei magnati, del contado, e sono venuti a Firenze, perché Firenze si viveva meglio, ci si arricchiva. E i subiti guadagni, e chi si accresce economicamente molto presto forse non segue le vie corrette. Cosa hanno generato? Orgoglio e dismisura, la presunzione, il parvenu, io il denaro posso fare tutto. Sì che già te piagni, ecco le liti, ecco le lotte, ghibellini, guelfi. È un contrasto che a partire dal 1268, quando muore Corradino di Svevia, non ha senso, i ghibellini non hanno più nessun potere a Firenze. Bianchi e neri. Ma se andiamo alla radice di questi contrasti, cosa troviamo? E anche questo è stato già accennato. Troviamo il potere del denaro, il potere delle banche. I Peruzzi, i Bardi, erano loro che guidavano Firenze. Non c'era una ragione ideologica, ma c'era il potere del denaro. E allora, signori, il potere del denaro c'era al tempo di Dante e si camuffava da guida politica. Io non voglio fare richiami al presente, però non sarebbe difficile farli, se pensiamo alla realtà italiana. Le banche avevano e hanno un potere eccezionale. Dante è stato vittima di questo, perché Dante non ha voluto schierarsi con i guelfi neri che volevano avere dalla loro parte il Papa, perché il Papa metteva quattrini e riceveva quattrini dalle banche di Firenze. Ecco da cosa è nata l'ostilità nei confronti di Dante. E allora diceva, a questo punto è logico che noi non possiamo avere notizie su Dante. Dicevo, però, nel 1306 Dante è a Sarzana. Cosa faceva Dante? Di cosa viveva? Abbiamo escluso la politica, abbiamo escluso la poesia, la letteratura. E Dante viveva della sua competenza nel campo diplomatico. Dante aveva studiato, ovviamente, nel trivio, la capacità di la dialettica, la retorica, l'eloquenza. Dante aveva competenza, Dante era stato mandato come ambasciatore prima a San Gimignano dal comune di Firenze, poi quando era in esilio Ordelaffi l'aveva mandato come ambasciatore naturalmente agli Scaligeri, a Verona, ma prima ancora aveva svolto un'ambasceria importantissima. 1301 in autunno viene mandato dal comune di Firenze a cercare di convincere Bonifacio VIII a non intromettersi nelle vicende fiorentine. Dante era un diplomatico. Dante ha vissuto al servizio dei vari signori del nord Italia che avevano dei problemi di contrasto da risolvere. E allora i Malaspina cosa fanno? Lo invitano a Sarzana per pacificarsi con il vescovo conte di Luni. Dante fa il paciere tra il vescovo conte, che era un'entità politica, e i Malaspina ghibellini, perché i Malaspina erano ramo secco e ramo fiorito. Ghibellini i primi, guelfi gli altri, ma in realtà tutti legati al fatto economico. Ecco, nel 1306 Dante è in Lunigiana, fa il paciere e si ferma ospite dei Malaspina e probabilmente in questa situazione comincia a comporre la commedia. Dove sia stato prima, dove sia stato dopo, non possiamo saperlo. Possiamo fare delle ipotesi, io ne ho fatte alcune in un mio libretto, per cui si suppone che Dante possa essere giunto in Lunigiana
partendo dalla pianura padana. Perché? Perché lui è stato ospite degli Scaligi, è stato ospite di Guido da Camino, di Gherardo da Camino, e quindi è possibile che abbia raggiunto la Liguria attraverso i territori dei Malaspina e degli Scaligeri, ma non attraverso i territori degli Estensi, che erano avversi ai Malaspina e soprattutto agli Scaligeri. Ecco, noi possiamo fare delle ipotesi, ma quello che non dobbiamo fare è dare con certezza dei dati sulla vita di chi ci ha lasciato pochi documenti per le ragioni che vi ho detto. Quindi quando noi sentiamo tutte queste novità abbastanza date per certe, dobbiamo usare molta cautela. Di Dante sappiamo molto poco, la sua è una vita misteriosa, come anche un po' misterioso il testo della Commedia, ma su questo non mi voglio per ora dilungare. Fino a Dante, fino alla Dante nasce nel 1265, muore nel 1321, fino a quel momento la letteratura italiana veleggiava più o meno nella media delle letterature degli altri paesi, forse leggermente al di sopra, o forse leggermente al di sotto della letteratura francese, o della lingua d'oc, o della lingua d'oil. Con Dante, onestamente, facciamo un balzo in avanti e lasciamo tutti quanti indietro di molto tempo, di gran lunga. La letteratura italiana con Dante onestamente si mette all'avanguardia. Vedete, io non sono tra coloro che vogliono dissacrare sempre, io voglio riconoscere ai nostri grandi spiriti il loro merito. E con Dante comincia davvero la grande stagione della letteratura italiana. Voi pensate alla Divina Commedia, un dialogo con i morti che può essere utile ad educare i vivi. È una intuizione secondo me bellissima, già la forma del dialogo ti porta a cercare di conoscere. Non è un testo in cui si parla addosso, è una persona che va a intercettare le grandi personalità del passato e forse anche del presente, perché molti di quelli erano morti recentemente, qualcuno ancora no. Tant'è vero che lui dice che la vive nel corpo di questa persona un diavolo, ma lui è sostanzialmente una persona che non è più viva. Ecco, dicevo, comincia la letteratura italiana, e io credo che la letteratura italiana sia di quanto sia un corpo, no, di testi, un insieme di volumi molto difficile. Se non ci fosse la scuola che ci mette a contatto con la letteratura italiana, noi non leggeremo i testi letterari italiani, sono veramente di una elevatissima complessità. E io credo che la scuola in questo faccia un'opera meritoria a mantenere l'attenzione degli studenti sulla complessità della letteratura. Non c'è letteratura popolare da noi, come c'è negli altri paesi. Due testi che sono molto popolari, per esempio Cuore o Pinocchio, a scuola quasi non si studiano, quasi non si citano. Invece ci dobbiamo confrontare con dei testi che hanno veramente una dimensione aulica, complessa, e comincia con Dante questo discorso qui, comincia con Dante. Deve forgiare, deve creare, deve davvero dare anima ad una lingua che fino a quel momento non c'è. Vuole creare una sorta di codice esperantico che possa permettere alle persone, ma questa è un'intuizione secondo me incredibile, alle persone di comunicare tra di loro nella penisola. Tant'è vero che si è coniato uno slogan: padre, Dante è il padre della lingua italiana, è il padre della patria italiana. Detto così, secondo me è vuoto. Detto così è una frase che secondo me fa addirittura un po' innervosire, ma cosa vuol dire? Io vorrei sfidare Gianfranco Serioli a darci su questo qualche indicazione per cercare di capire in che senso e perché, con quale finalità, come ha fatto Dante a fornirci il veicolo linguistico che, fatto salvo tutte le ovviamente mutazioni che ci sono nel tempo, perché poi la lingua è, e questo l'aveva detto anche lui, è
è un organismo vivo che si arricchisce sempre, come ha fatto a fornirci la possibilità di intenderci tra di noi ancora oggi. A te Gianfranco. Beh, allora, sì, è interessante approfondire, diciamo, questo Dante padre della lingua, padre della patria anche, che sono delle espressioni che sono state spese molto quest'anno e forse andavano anche corredate di un po' di contesto, perché in effetti sono la verità. Come sapete, Dante è riconosciuto in effetti come il padre della lingua e il padre della letteratura italiana, e questo perché nei decenni a cavallo tra 2 e 300 ha scritto in volgare opere di tale autorevolezza da, insomma, entrare a gamba tesa tra i protagonisti del panorama letterario europeo, che fino a quel momento, è stato anche detto forse prima, era stato illuminato da altre letterature, prima da quella francese, poi da quella provenzale, per breve tempo, una cinquantina d'anni anche dalla scuola poetica siciliana. La letteratura toscana, che noi giustamente consideriamo la nostra, aveva già espresso degli autori interessanti, però insomma è con Dante, ecco, che si impone, ecco, che si fa notare a livello internazionale e che direi recupera anche i 150 anni abbondanti di ritardo accumulato nel rispetto delle altre letterature europee, e che questo ritardo sia stato completamente recuperato, secondo me ne è testimonianza il fatto che Dante alla sua morte ci ha lasciato, diciamo, due grandi eredità. La prima è una letteratura giovane, diciamo, ma già matura, matura perché varia perché era riuscita già a trattare di tutte le cose importanti, di poesia, di filosofia, di politica, di scienze, di teologia. Ecco, quindi molti di questi sono ambiti che fino all'epoca erano stati trattati quasi esclusivamente in latino. Quindi è una novità quella che Dante porta, ecco, di utilizzare il volgare. E poi Dante ci lascia certamente i suoi ferri del mestiere, che sono la sua lingua. È una lingua giovane, ma non abbozzata, già formata, già robusta, ma direi anche duttile, elastica. Quella lingua del sì, così la chiamava lui, che quando viene, diciamo, domata, ecco, all'interno dello schema della terzina con alcune rime, compie il miracolo, perché è una lingua che sa suonare, è musica, eh? Basta leggere alcune terzine, non so, dolce color d'oriental zaffiro, che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuori dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Ebbene, al di là di quello che significano questi versi presi dal primo canto del Purgatorio, il loro risultato sonoro è assolutamente entusiasmante, cioè suonano, sono musica. E questo perché sono stati scritti con una lingua che suona. Vedete, le persone per tutta la vita sono assediate, sono circondate, ecco, dal suono della propria lingua, e quindi ne acquisiscono anche quelli che sono i caratteri principali. È per questo che noi siamo così musicali, no? Quando noi facciamo le nostre cose. Anche un autorevole professore universitario come Francesco De Nicola canta quando è in doccia, ne sono certo che nel suo palazzo aspettano il suo ritorno. Ovviamente lui canta sui versi dell'Ariosto, ecco, però per dire, è una battuta questa, ma noi cantiamo, fischiettiamo, pensiamo in musica, ecco, perché siamo stati formati nel tempo da una certa lingua che non serve solo per parlare, serve anche per pensare, e questa lingua ce l'ha data Dante, è una lingua che suona. In letteratura non tutto suona, ci sono anche degli autori di concetto che scrivono, diciamo, opere che devono educare, ma poi ci sono anche degli autori che sono, diciamo, che hanno ricevuto dei doni divini, per cui scrivono dei versi che educano ma che anche suonano. Certamente Dante
certamente Dante fa parte di questi, insomma. E che fin dal suo inizio, cioè che fin da Dante, la nostra letteratura avesse acquisito, diciamo, quei caratteri di completezza, di maturità, di esemplarità, ecco, era già chiaro nella seconda metà del Settecento al nostro grandissimo Vittorio Alfieri, il quale, proprio pensando a Dante e a Petrarca, disse tutta la lingua sta in loro, quasi a dire, no? Loro due hanno fatto il lavoro sporco, ecco, l'hanno formata questa lingua e da lì in poi invece è stata questione solo di utilizzarla. Io veramente penso che le altre due corone della letteratura italiana, i due grandi trecentisti, Petrarca e Boccaccio, abbiano potuto dispiegare, ecco, tutta la loro magnitudine proprio perché successivi a Dante, di cui hanno grandemente beneficiato. Ma se Dante è il padre della lingua, l'ha appena accennato il professor Carola, io penso che sarebbe altrettanto corretto definirlo il creatore della lingua. Adesso io non voglio fare il sofista, no? Io penso che veramente tra padre della lingua e creatore della lingua ci sia una certa differenza. Mi sembra che il termine creatore sposti l'accento da una primazia morale, quella di padre, alla funzione pratica di artefice di qualcosa che non c'era prima. Dante ha fatto assolutamente questo. E quando noi accettiamo questa cosa, allora sono possibili tante altre riflessioni, che ovviamente stasera noi non possiamo fare, una però ve la voglio accennare perché mi sembra semplice e molto importante. Perché se io chiamo Dante creatore della lingua italiana, e allora gli sto riconoscendo anche un ruolo primario, Dante direbbe primaio, anche come padre e come creatore della nazione italiana. È vero, il suo concetto d'Italia non è certamente il nostro, l'Italia entra nelle carte geografiche non nel 300 ma nella seconda metà dell'800, sono tutte cose giuste, ma al netto di questo, se noi siamo d'accordo che individui che condividono lo stesso patrimonio linguistico, religioso, di usanze, formano una nazione, cioè si sentono tra loro uniti in maniera particolare, e allora il creatore della lingua, a mio parere, è anche il creatore di quella cultura che con quella lingua nasce, prospera e attraversa i secoli. E il creatore della lingua, scusate, è il creatore anche di quella idea di comunità che noi poi chiamiamo padre, che noi poi chiamiamo patria. Quindi certamente Dante è uno dei padri della patria, non della nazione, quello è Cavour e non lo tocchiamo, ma della patria sì. E guardate che questi concetti sono importanti da fare a scuola, non bisogna eluderli, perché i nostri studenti, quando si avvicinano ai testi di Dante, devono avere il presentimento che stanno entrando in un santuario. Perché chi ha composto quei versi ha gettato le basi per la patria letteraria e culturale italiana. E queste cose, ripeto, sono cose reali, non perché le dico io, ma sono la verità, nel senso che sono un dato di fatto. Dante ci ha lasciato una lingua importante che ha permesso una grande letteratura e che ha permesso quindi anche questo concetto che abbiamo noi di nazione e di patria. Ma quali sono le premesse che hanno consentito a Dante di cominciare quel percorso che poi, grazie anche ad altri apporti, ha condotto poi alla nostra lingua? Cioè, quali sono quelle premesse che hanno portato Dante ad essere quello che Platone chiamerebbe il poietes, cioè il creatore, diciamo, l'artefice della poiesis, l'atto creativo di qualcosa? Cioè, prima di Dante questa lingua non c'era. Ce lo dice Dante stesso, con lungo studio e grande amore. Dante è sempre stato un appassionato delle lingue, ma non è rimasto con le mani in mano. Queste lingue le ha ascoltate, queste lingue le ha lette, ne ha studiato l'uso, i reciproci rapporti, ne ha classificato i vari autori. E
il distillato di questo lavoro quotidiano, certosino, mai procrastinato, e ce l'abbiamo già in parte nel convivio e certamente nel divulgare eloquenza, che sono due opere che per quanto riguarda la linguistica ci testimoniano, ecco, quello che Dante aveva, l'arsenale teorico, potremmo dire, di Dante nei primissimi anni del 300, perché sono state scritte appunto attorno al 1304, 1305. E il lungo studio è il grande amore. Io lo dico sempre ai miei studenti, una lezione che ci lascia Dante è quella che nulla si improvvisa. Anche la passione di cui loro sono generosamente forniti e che è importante, perché dal sale alle cose che noi facciamo da sola non basta. Perché Dante, questo personaggio fornito di questa memoria straordinaria, di questa capacità di sintesi superlativa, ha studiato e ha dovuto studiare lungamente. Un'altra cosa che Dante ci insegna è che è importante studiare le lingue, non solo perché ovviamente ci permettono di comunicare con chi ci sta, diciamo, con i nostri vicini, ma proprio studiarne il lessico, la forma, le regole, la storia, ci rende comprensibile la realtà che ci sta attorno, ci rende comprensibile anche tutta la gente che ci capita a tiro e il loro comportamento. E guardate che la lingua, con i suoi significati, con i suoi suoni, è veramente un immenso bacino, ecco, di storia, di sentimenti, di sensibilità. E noi conosciamo veramente un popolo quando ne possediamo la lingua. Ma che lingue ha studiato Dante, visto che stiamo parlando dell'importanza che ha la lingua? Ma certamente il latino, che all'epoca era importantissimo, non era la ancilla linguarum che oggi, che si studia praticamente solo al liceo scientifico e al liceo classico. Era una lingua fondamentale. Era una lingua fondamentale perché era la lingua ufficiale della Chiesa, della sua liturgia, della sua millenaria letteratura. E poi era la lingua della diplomazia alta, la lingua con cui si parlava, attraverso la quale, ecco, era la lingua, insomma, degli ambasciatori internazionali. E poi in latino si distribuiva il sapere nelle università. Poi Dante, non sappiamo quanto approfonditamente, ma ha studiato anche la lingua d'Oïl, l'antico francese, che propter sui faciliorem hac delectabiliorem vulgaritatem, dice, no? Per il fatto di essere una lingua particolarmente facile da apprendere e particolarmente felice, dolce da ascoltare, nel 200 era diventata la lingua ufficiale, insomma, della cultura internazionale. E quindi non deve stupire il fatto che Brunetto Latini, ecco, uno dei personaggi più in vista, ecco, della cultura fiorentina di metà 200, ecco, per fare circolare il più possibile il suo tesoro, non lo scriva appunto nella propria lingua, nel volgare fiorentino, ma decide di scriverlo proprio in lingua francese. E poi Dante ha amato tanto e ha studiato i poeti provenzali, ecco, di cui tratteggia tra l'altro nel De Vulgari Eloquentia, diciamo, le caratteristiche principali, e la lingua la conosceva, lo sappiamo perché nel canto 26esimo del Purgatorio, quando incontra il suo trovatore preferito che è Arnaud Daniel, il miglior fabbro della lingua materna, insomma, lo fa parlare proprio nella lingua provenzale. Qualcuno di voi ricorderà, perché è una cosa molto molto particolare, quelle, mi sembra, tre terzine in cui appunto Arnaud Daniel parla proprio in lingua provenzale. Cominciano con «Tan mabelis vostre curtes de man, qui non me quesh ne pois a vos cobrire, io soy Arnaud che plure vau cantane», eccetera. Quindi Dante la conosceva questa lingua. Lascerei stare quello che riguarda
un'altra letteratura importante italiana, che è quella della scuola poetica siciliana, perché Dante molto probabilmente, senza rendersene conto, ha letto questi testi, insomma, in una lingua, diciamo, normalizzata o toscanizzata. Interessante invece il discorso sulla galassia, ecco, delle lingue dell'Italia centro-settentrionale, con le quali Dante, prima dell'esilio, entrò in contatto leggendo documenti, incontrando persone legate alle sue funzioni politiche, ma direi anche dalla viva voce dei mercanti, che sempre più numerosi, abbiamo sentito prima, si recavano a Firenze, che aveva una economia in rapidissima ascesa. E con l'esilio, con queste numerose lingue non fiorentine, Dante, ahimè, entrò in contatto direttamente, ecco perché appunto sapete che gli ultimi 20 anni praticamente della sua vita li passò fuori da Firenze. Dante arrivò ad una competenza tale di queste parlate dell'Italia centro e settentrionale, che gli permise di, diciamo, tracciare una mappa geografica, una, diciamo, geografia linguistica. Arrivò a riconoscere 14 volgari municipali, 14 lingue veramente parlate, 7 a destra e 7 a sinistra dell'asse appenninico, e a riconoscere anche numerose varianti. Ecco. E tanto vale che sembra che quando fosse a Firenze riusciva a capire, ecco, se chi gli stava parlando provenisse da un quartiere della città o da un quartiere vicino, insomma. E di questa sua competenza linguistica Dante ne andava orgoglioso, e cercava di esibire questa sua competenza ogni qualvolta ce ne fosse l'occasione, magari mettendola in bocca ai suoi protagonisti. Per esempio, nel canto decimo dell'Inferno, è proprio dall'accento che Farinata degli Uberti riconosce in Dante un suo concittadino, quando dice «la tua loquela ti fa manifesto di quella nobile patria nativa dal qual forse fui troppo molesto». E poi nel celeberrimo canto 33esimo dell'Inferno, il conte Ugolino anche qui riconosce la provenienza di Dante proprio dalla sua parlata. Io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Ecco, questa competenza linguistica di Dante si riflette in una caratteristica importante della lingua della commedia, che è l'inclusività. Perché certamente la matrice linguistica della Divina Commedia è il fiorentino della seconda metà del 200, ma sono evidentissime, ecco, le intrusioni, insomma, i prestiti, le cessioni, ecco, da altre parlate italiane. Però ecco, già molto presto, siamo attorno al 1303-1305, nel De Vulgari Eloquentia già si nota l'esigenza di Dante di pervenire ad una lingua comune che non esiste. Questa necessità è legata ad una precisa ideologia politica. Cioè, Dante pensa che la frammentarietà delle entità politiche italiane si rifletta nel caos linguistico, che accentua le diversità, che enfatizza i campanilismi, ecco, che spinge, che accende le lotte per la supremazia non solo tra città, ma all'interno di queste città, anche tra gli stessi concittadini. Ecco, per disinnescare questa bomba, diciamo, per dipanare questa matassa, Dante fa ricorso al concetto di Aristotele di reductio ad unum, diremmo noi oggi di minimo comune denominatore. Quindi Dante, la restaurazione del potere unico, dell'impero, anche a discapito della libertà dei comuni rissosi e violenti italiani, viene presentata da Dante come l'unico modo per
diciamo, risolvere questa situazione, per sradicare gli odi, per ripristinare la concordia, la pace, eccetera. Però questa unità politica ovviamente doveva avvalersi anche, doveva correre di pari passo con una semplificazione, ecco, della pluralità linguistica, con l'approdo ad una lingua unica. Quindi questo è solo per dare una pallida idea, no, della complessità, ecco, che sta dietro questo progetto unico, questo progetto di Dante di lingua comune. Cioè non è che una mattina Dante si è alzato, si è accorto che gli italiani parlavano tante lingue, non si capivano, beh, siccome lui era un genio, si è tirato su le maniche e ha creato questa lingua. Non è andato assolutamente così. Certo, ci sono esigenze linguistiche, ma ci sono anche afflati, spinte civili, ci sono precise, diciamo, idee politiche che hanno portato Dante, ecco, a fare questa scelta di cominciare a vedere e di creare questa lingua che non c'era. Ma com'è andata praticamente? Ma diciamo che Dante all'inizio non aveva, diciamo, alcuna idea di dover creare qualcosa. Pensava che questa lingua comune da qualche parte ci fosse, in qualche contrada, che andasse solamente scovata. E ci dice appunto che l'ha cercata dappertutto lui, questa lingua, per Saltus e Pasqua Italiae, cioè per mari e per monti. E il De Vulgari Eloquentia ci dà anche il resoconto di questa ricerca, che utilizzando anche l'immagine, no, della pantera che da qualche parte c'è, perché il cacciatore ne sente l'odore, ma necubi apparente, insomma, che non si fa mai catturare. Ecco, il volgare per Dante è questo. Dante dice di averne trovato le vestigia, i segni un po' qua e un po' là, analizzando le varie lingue italiane, ma questa lingua tutta completa ancora non c'è, e non c'è semplicemente perché non esiste. E quindi a Dante viene in mente che queste disiecta membra, insomma, che questi brani di lingua eccellente che sono sparsi nelle varie parlate italiane, ecco, si possano prendere, si possano cucire insieme, ecco, per formare questa lingua ideale che lui aveva in mente. E c'è un grande linguista italiano che si chiama Mirko Tavoni, che dice appunto che Dante è stato un abilissimo bricoleur, almeno nelle sue idee. Ma come doveva essere questo volgare che Dante aveva in testa? Nel De Vulgari Eloquentia appare chiaro che Dante avesse le idee assolutamente chiare. Questa lingua doveva essere illustre, doveva avere quattro diciamo caratteristiche. La prima, doveva essere illustre. Illustre vuol dire tanto elegante da onorare chi la utilizzava. Qui mi vengono in mente delle parole dette ad un convegno da Francesco Sabatini, ecco, a degli studenti che erano presenti, e disse: impegnatevi, studiate l'italiano, dominare la lingua vi renderà rispettabili. Io mi ricordo che per tutto il viaggio da Pisa fino a Brescia continuavo a pensare a questa frase che mi aveva colpito, cioè una frase sulla potenza della lingua così forte non l'avevo mai ascoltato. Io, la lingua è capace di rendere una persona rispettabile. E allora veramente qui lo lancio come idea al professor Carola per magari una volta prossima, veramente potremmo prendere come volano questa ricetta qui di Sabatini, e per creare, ecco, un percorso che dalla lingua illustre di Dante va a toccare esperienze importanti della nostra lingua, che va a planare poi dove? Direi tra le foreste di Barbiana, dove Don Lorenzo Milani aveva ben chiaro in testa che anche attraverso la competenza linguistica avrebbe potuto dare la rispettabilità e la dignità ai suoi ragazzi. E poi questa lingua, dice Dante, deve essere cardinale. Come il cardine fa girare la porta, ecco, questa lingua dovrà essere di riferimento per tutti gli altri volgari italiani che continueranno ad essere parlati. Poi questa lingua sarà aulica, cioè degna di una corte imperiale, che in Italia ancora non c'era, ma che Dante sapeva che doveva per forza ritornare lì, perché l'Italia era il giardino dell'impero. E poi doveva essere curiale questa sua ideale volgare. Curiale vuol dire adatto ai dotti, ai ministeriales, ai funzionari. Quindi vedete come
fin dall'inizio Dante questa lingua l'aveva pensata grande. E io penso che se veramente fosse qui stasera tra di noi, Dante, sentendoci, potrebbe riconoscere nel nostro italiano qualcosa, ecco, di quella lingua che lui andava tanto cercando e che non ha mai trovato. E poi dopo aver appurato qui di Dante che questa lingua non c'era, si tira sulle maniche e Dante incomincia a crearla con la commedia. Ci mette 20 anni, ma la crea. Non crea il volgare illustre che pensava, lui crea un'altra lingua, ecco, però certamente arriva a questo risultato. E su questa nuova lingua ci riversa così tanta fiducia che nel convivio arriva veramente a profetizzarne la gloria futura e dice che questa lingua sarà destinata a diventare lo sole nuovo, lo quale sorgerà laddove l'usato tramonterà. Cioè sarà una lingua bella, sarà una lingua forte, sarà una lingua capace che potrà sostituire il latino. E questo è esattamente quello che poi è avvenuto. E con questa profezia io penso che è come se Dante avesse potuto vedere nel futuro tutti coloro che grazie alla sua lingua sarebbero diventati immortali. E quindi Petrarca e Boccaccio e Ariosto e Machiavelli, Galileo, Manzoni, D'Annunzio, eccetera. E io penso che quella di Dante e questa sua nuova lingua è certo una storia di studio, di applicazione, di travaglio. Ma andrebbe anche raccontata come una storia d'amore, perché Dante questa lingua l'ha amata e l'ha amata tanto e l'ha amata fin da quando era solamente una idea. E la Divina Commedia, questo grande racconto epico dell'umanità cristiana di fronte al suo fine ultimo, questo capolavoro che non riesce mai ad invecchiare, si è potuta avere grazie a questo lungo studio e grande amore di Dante per la lingua. E penso che la Divina Commedia, anzi, ne sia proprio la sintesi finale. E io ho messo tanta carne al fuoco ora e vi chiedo scusa, ma penso che sia importante che anche per chi non è insegnante, per chi non è linguista, ci sia il sospetto almeno di cosa del lavoro, dello studio, dell'applicazione che ci sta dietro questa nostra lingua, ecco, che è così legata a filo doppio a Dante e alla sua vicenda. E poi noi insegnanti, ma ne vedo tanti anche qui nel pubblico, abbiamo l'alto compito di educare, di educere, ecco, i nostri studenti a questa grande lingua, a questa lingua che è servita sì per la letteratura alta, ma che serve anche per il loro SMS, insomma, no? Dobbiamo insegnare loro a trattarla bene questa lingua, a volerle bene, e devono sapere che essa può veramente essere bella, liscia, pulita, bianca, perfetta, è come una statua del Canova. E devono sapere che questa lingua ci è stata donata, e questa lingua la dobbiamo conoscere per trattarla bene. Dobbiamo sapere che nei momenti più alti della nostra storia lei c'era, lei è stata testimone, e queste testimonianze se le porta dentro, se le porta nel colore delle proprie parole. I nostri studenti devono sapere che nei secoli persone potenti e uomini semplici l'hanno usata per pregare, l'hanno usata per bestemmiare, per benedire, per maledire, per assolvere, per condannare, per spronare. Lei lo ha sempre fatto nel migliore dei modi. E quindi direi che il succo assoluto, ecco, che possiamo trarre da questa vicenda è che questa è una lingua che vale la pena studiare, perché, come direbbe Sant'Agostino, è tanto antica e tanto nuova. Era la lingua dei nostri padri, ma continua a essere la nostra lingua, insomma. E io penso che ci debba essere uno sforzo. Voi, secondo me, quando noi conosciamo, leggiamo, ascoltiamo, impariamo un vocabolo nuovo, all'inizio non lo sappiamo riutilizzare. Resta lì nel fondo del nostro animo, sta lì, e ogni tanto ci pensiamo e ci passa un po' di tempo dal
conoscerlo quando lo leggiamo in un libro, capirlo e riproporlo. Mistero, Dante ci riusciva tantissimo, con latinismi, francesismi, neologismi, no? Come facesse. Vedete, lui è un personaggio strano che avalla l'idea, il sentire comune, che lui fosse un profeta. Si presenta addirittura come profeta. Cioè, il dono della profezia ha una radice biblica, ma non è così. Non è perché prevedesse il futuro, che non è solo quello, il profeta. Addirittura lascia credere di essere un negromante, ma lo pensavano anche alcuni ecclesiastici che lui sapesse di magia nera. E comunque tutto questo ci fa pensare che si rendesse conto di essere una persona eccezionale. E quindi la lingua che lui fa è veramente, la lingua che lui crea, è veramente un'azione di una grandissima portata. Io credo che questo però nasca anche dal fatto che lui aveva veramente un mare di interessi. Era curioso Dante e si interessava di tante cose, di tanti argomenti, e riusciva a passare dalla teorizzazione alla realizzazione. La teorizzazione del De Vulgari e la realizzazione della Divina Commedia. Io vorrei chiedere a De Nicola se davvero ci riuscisse a guidare un po' negli interessi danteschi e soprattutto nella volontà di essere lui una persona che andava a stuzzicare, a molestare un pubblico, quale pubblico di allora, quale pubblico di oggi, per proporre, per riproporre in forma più ampia, come un ventaglio, gli interessi che lui aveva coltivato affinché producessero frutto nelle nostre coscienze. Ma io vorrei, se mi è permesso un attimone, riprendere un poco alcuni argomenti che ho ascoltato con molto interesse. Cioè questa scelta del volgare era 1306-1321 una sfida, perché i poemi si scrivevano in latino, cioè le opere importanti venivano scritte in latino. Allora io a questo proposito devo ancora tornare al nostro Boccaccio, perché in un suo Zibaldone che è stato scoperto nel 700, lui trascrive una lettera di un certo frate Ilaro, lettera che forse è un falso, ma forse non lo è. Emilio Pasquini, che è stato un grande dantista, la considera la prima intervista a Dante Alighieri. Bene, in questa lettera che cosa si racconta? Che Dante, che era, come dicevo prima, ospite in Lunigiana di Malaspina, incontra questo frate in un convento che si trova alle foci del fiume Magra, e a questo frate consegna l'inferno, il manoscritto dell'inferno. E cosa dice il frate? Dice, io mi accorsi con un certo stupore che era scritto in volgare. E allora risultava difficile, se non impossibile, scrive, poter esprimere in volgare uno scopo così arduo, sia perché ricoprire un significato tanto profondo con una veste dimessa appariva incongruo. In latino è inconveniens, io vi leggo la traduzione in italiano, se volete lo leggo in latino, ma forse è meglio di no. E allora Dante risponde, certo, il tuo è un pensiero fondato, e mentre il seme, forse infuso dal cielo, germinava in me verso tale direzione, scelsi l'espressione legittima per simile scopo. Anzi, non solo la scelsi, ma addirittura iniziai a poetare in latino secondo la normale consuetudine. E qui c'è una terzina in latino, dove dice canterò i regni ultimi, eccetera, eccetera. Dante continua. Ma poi, riflettendo sullo stato del tempo presente, constatai che i canti dei poeti illustri erano disprezzati come inezie, e per questa ragione gli uomini generosi ai quali venivano rivolti quegli scritti durante quell'epoca migliore della nostra
abbandonarono purtroppo le arti liberali a uomini plebei. E proprio per questo deposi la piccola lira nella quale avevo riposto la mia fiducia per prepararne un'altra conveniente alla comprensione dei moderni, perché è inutile imboccare lattanti con cibo solido. E questo cosa vuol dire? Dante è consapevole di un degrado culturale e si domanda: ma perché dover scrivere in latino quando ormai il latino non lo pratica più nessuno? Lo praticano in chiesa, lo praticano i notai, però i lettori hanno bisogno di altro e hanno bisogno di quello che abbiamo ascoltato prima, costruito attraverso il suo studio dei dialetti, delle lingue. Giustamente sono state citate lingue straniere, doc e doil. Ricordo che il 21° canto dell'Inferno inizia con una rappresentazione di ciò che avviene nell'Arzanà dei veneziani. Arzanà è una parola araba. Dante conosceva, sappiamo che probabilmente il libro della Scala, che racconta l'ascesa di Maometto al paradiso, è stata una delle fonti dei canti più feroci dell'inferno, delle pene più atroci che vengono inflitte. Bene, quindi ecco questa scelta che va in direzione di una lingua che sia più popolare, più diffusa, e questo è importante perché significa che Dante aveva scelto dei lettori che non fossero la classe degli eruditi, ma anche chi poteva riprendere i suoi versi. C'è una bella novella di Franco Sacchetti che racconta che Dante, camminando per le strade di Firenze, passa davanti alla bottega di un fabbro che recita dei suoi versi, ma li recita male. E allora Dante entra in questa bottega, prende un martello e comincia a distruggere i vasi, i piatti che questo fabbro aveva creato. E allora il fabbro naturalmente gli dice: oh, e tu fai, insomma, Firenze gli avrà detto questo, no? E Dante dice: come tu hai maltrattato la mia opera, io adesso maltratto la tua. Questo episodio, che è comunque un falso, Dante ha scritto la commedia in esilio, però che cosa ci fa capire? Ci fa capire che Dante era letto anche dal popolo, anche da un fabbro. E questo ci dà un senso di quella che era allora la conoscenza dei testi letterari anche da parte dei non colti, dei non dotti. L'Ariosto, uscito dalle sale degli Est, leggeva poi gli episodi più interessanti sui sagrati delle chiese, nelle piazze di Ferrara, e lì erano seguiti i suoi racconti. Ecco quest'uso, come è stato detto prima, orale dei testi, e questa è questa conoscenza. Ecco, vorrei un momento tornare anche sul discorso del Dante patria, Dante poeta, patria della patria. E qui c'è un altro aspetto interessante che forse ai docenti può apparire abbastanza utile tenere presente. Cioè Dante ha avuto due secoli di totale trascuratezza e addirittura di ingiuria. Si leggono nel 600 e nel 700 alcuni saggi intitolati In difesa di Dante. Perché Dante era, in epoca, pensiamo, della Controriforma, Dante è il poeta che manda all'inferno i papi, i cardinali, la chiesa, eccetera, eccetera. Il recupero di Dante avviene quando si comincia a pensare a un'Italia che si liberi degli stranieri e che sia una. Ecco Foscolo, Ghibellin Fuggiasco. Vi segnalo due episodi. 1815, Dante ormai recuperato. Silvio Pellico, che voi conoscete come autore delle Mie prigioni, scrive la tragedia Francesca da Rimini. Ora, come sapete, nel quinto canto dell'Inferno, che viene detto il canto di Paolo e Francesca, ma Paolo è una muta figura, è anche detto il canto di Francesca da Rimini, ma Francesca era da Ravenna, e quindi mettiamo i puntini sulle i facendo i pignoli. Bene, nella tragedia di Silvio Pellico non solo Paolo parla, ma addirittura è un patriota e esprime gli ideali che saranno propri del Risorgimento. 1815.
10 anni dopo, un giovane studente universitario di Genova scrive L'amor patrio di Dante. Questo giovane è Giuseppe Mazzini. Mazzini si nutrirà del pensiero di Dante, come leggiamo in un sonetto del Carducci, dove dice appunto che si era nutrito dell'amor patrio di Dante. Ecco allora un po' la volta come diventa il poeta prerisorgimentale. E se vogliamo aggiungere un altro dato che mi sembra interessante proprio a livello scolastico, che cosa succede nel 1861? Ecco, l'Italia non ha una lingua nazionale. Pensate che quando Massimo D'Azeglio scrive a Cavour proprio nel marzo del 1861 per rallegrarsi dell'unità d'Italia ormai raggiunta, gli scrive una bella lettera entusiasta e gliela scrive in francese. Perché non c'era l'italiano? Lo conoscevano i fiorentini, tutto al più gli abitanti dell'Italia centrale. Ma poi si scriveva o in francese, che era la lingua della cultura, lo leggiamo anche in Guerra e Pace, no? Il francese era allora la lingua della cultura, o se no c'erano i vari dialetti. Ecco, il problema della lingua era fondamentale. E Cavour, chi sceglie come ministro della pubblica istruzione? Allora si sceglievano i competenti, prendetela per una battuta, e sceglie Francesco De Santis. Francesco De Santis era un grande studioso di Dante. Francesco De Santis fonda le scuole che si chiamavano magistrali, adesso di scienze umane mi pare che si chiamino, no? E nei programmi ovviamente mette la commedia. Ecco il passaggio, ecco perché la commedia Dante entra nelle scuole, ecco perché allora si imparava a memoria, credo adesso non troppo, e la commedia era un bagaglio culturale di chi andava a scuola ma anche di chi non andava a scuola. Ecco perché molti vocaboli, molti modi di dire sono entrati nell'italiano. E in effetti Tullio De Mauro, che è un famoso studioso, ha calcolato che 2/3 delle parole della commedia sono usate nel nostro italiano, forse prima di questa anglomania che dilagasse, però in effetti è vero, se noi ci pensiamo, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, sono parole che usiamo e non c'è. Certo, quando Dante esprime pensieri filosofici usa un altro linguaggio, ma se noi leggiamo un libro di un filosofo è chiaro che troviamo parole più difficili. Ecco quindi questo passaggio fondamentale, l'entrata nelle scuole attraverso quella che è stata la nascita della scuola italiana. E quindi credo che questo sia un dato molto importante. Ecco, mi avevi chiesto qual è il pubblico di Dante al suo tempo. Un po' ve l'ho risposto. È il fabbro che recita gli episodi di Dante, è chiaro che indica anche un livello non colto. E del resto Dante stesso indica che la commedia può essere letta a più livelli, e il primo è quello letterale. E molto spesso la commedia è stata letta come un'opera erudita, il che va benissimo. Ma Dante racconta la sua realtà, la realtà che vive, e esprime le sue opinioni contro le ingiustizie. Chi è il primo protagonista della commedia? Francesca, una donna protagonista del primo canto, che ha un suo monologo lungo, nel 1306. La donna allora non era neanche autorizzata a parlare in pubblico e Dante le attribuisce il primo monologo. E Dante in qualche modo rivendica l'importanza del ruolo femminile, rivendica la violenza. Francesca muore per un, oggi lo chiameremo femminicidio, Pia de Tolomei, anche se forse non è de Tolomei, ha la stessa sorte. Ghiso la Bella, la sorella di Vanedico Caccianemico, è costretta a far la voglia del marchese, cioè a soddisfare i piaceri carnali di Azzo d'Este, perché suo fratello ha bisogno di farselo alleato. E Piccarda Donati si era fatta suora
è il fratello corso la fa rapire. Non sono denunce contro le violenze della donna. Ecco perché Dante lo leggiamo ancora oggi. Perché ci parla delle nostre cronache. Se noi leggiamo i nostri giornali, non sentiamo storie come queste. E poi parlavamo prima del denaro. Del no per li denar vi si fa ita. Canto dei barattieri. Cosa vuol dire? Col denaro, con la corruzione, quello che non è possibile si realizza. Non succede oggi questo? Quanto denaro c'è nella commedia? Il denaro che, come dicevamo prima, nella vita di Firenze ha un'importanza straordinaria. Pensate che i Conti Guidi del Casentino avevano fatto venire dalla Scozia un famoso falsario, un certo Mastro Adamo, che era abilissimo, la sua fama ormai viaggiava per il mondo. Perché? Perché questo falsario era capace di creare una moneta che aveva lo stesso aspetto del fiorino, lo stesso peso, la stessa forma, però invece di avere 24 carati d'oro ne aveva 21 e 3 erano di Mondiglia, dice Dante, cioè erano di una lega fasulla. E questo era uno straordinario falsario. Bene, viene scoperto. A cosa viene condannato? Secondo voi oggi un falsario, pensate a quel film di Totò e di Edoardo De Filippo, no, che stampano le banconote. Un falsario oggi a cosa viene condannato? A fare il primo ministro anche. Ma se vogliamo dare, commutarlo in una pena, a qualche anno di reclusione. Mastro Adamo viene condannato al rogo. Questo vi dà l'importanza di come il denaro fosse tutto all'epoca di Firenze. Bene, vorrei concludere riallacciandomi un poco a quello che diceva prima il professor Carlo. Dante non solo ha creato una lingua, non solo ci parla del male degli uomini, ma ci dà anche degli insegnamenti. E credo che l'episodio che lo nobiliti sia il 26° canto, cioè il viaggio di Ulisse. Siamo nel Medioevo. Vige il principio dell'ipse dixit, l'autorità aristotelica. Così è perché così è. L'uomo non ha nessuna possibilità di interferire su quello che è stato deciso dall'autorità della Chiesa, dall'autorità dei politici, dall'autorità di chi ha il denaro. Ulisse va contro questo principio. Ulisse usa una parola che non è medievale, ovviamente per bocca Dante, per bocca di Ulisse, la parola esperienza. Non negatevi l'esperienza di là dello stretto di Gibilterra, esperienza. Esperienza ci fa pensare a che cosa? Alla scienza, a Galileo semmai, no? Provando e riprovando. Nel Medioevo non si fanno esperienze, l'uomo deve obbedire all'ipse dixit. Ma Ulisse che cosa sostiene? Che non dobbiamo vivere come bruti. Chi vive come bruto? Quello che impersonalmente, in modo piatto, agisce seguendo quello che gli viene detto, seguendo che c'è un titolo famoso di un sociologo americano: i persuasori occulti sanno convincere. Quello che magari oggi sono coloro che riescono attraverso i mezzi di comunicazione, i social, a imporre dei modi di vivere, delle idee, degli acquisti. Anche oggi si vive come bruti. E non si vuole spesso seguire virtù e conoscenza. Però Dante cosa fa fare a Ulisse? Il folle volo, la follia. La follia non è condannata da Dante. La follia è quella che ti fa uscire dai canali che ti imbrigliano. E certo, Ulisse poi vedrà quella montagna bruna, lontana, che mai nessuno aveva visto. E certo, poi
e poi la poppa era in giuso finché il mar non fu sopra noi richiuso. Però Ulisse ha vissuto, seguito da una compagnia picciola. Certo, il folle volo occorre coraggio, però questo è un insegnamento che Dante ci dà attraverso Virgilio, dell'essere noi stessi, di vivere la nostra vita, di fare la follia. Pensiamo a quanti capolavori, a quante esperienze straordinarie sono nate da quella che sembrava una follia. Questa è la lezione di Dante, la lezione dell'uomo che vuole essere libero, e non è un caso che il custode del purgatorio sia Catone Uticense, che si uccise. Libertà va cercando che si cara, sì come sa, chi per lei vita rifiuta. Ecco dunque questa grande lezione di Dante. L'uomo deve essere libero, deve liberarsi di ciò che lo opprime. Il Medioevo è stato il tempo in cui l'uomo è stato oppresso, la donna è stata più oppressa dell'uomo, ma purtroppo se ci guardiamo intorno, se guardiamo cosa succede ad esempio in Afghanistan, vediamo che il Medioevo continua ancora. Ecco perché Dante lo leggiamo, lo amiamo ancora oggi, perché Dante è con noi in qualche modo in sintonia assoluta. Sono passati 700 anni. Io preferisco ricordare il 1321 non come l'anno della morte, ma come l'anno del compimento della commedia, che forse è più importante della morte di Dante. Bene, a 700 anni Dante ci parla ancora, è ancora tra di noi, ci apre gli occhi su quello che vediamo che ci indigna. E sappiamo, come dicevano i latini, che indignatio facit versum, che si voglia. Bene, questo credo che sia il significato di una lettura nel nostro anno di un'opera compiuta 700 anni prima di noi. Ci avviamo alla fine, ma volevo che fosse Gianfranco a concludere un po' questo incontro, e vorrei partire dalla ultima sollecitazione di Nicola. Abbiamo liberato Dante dal arcaico recinto medievale e l'abbiamo portato fino a noi oggi. Mi farebbe piacere che Gianfranco potesse sottolineare due aspetti estremamente importanti, contemporanei, moderni, della scelta linguistica di Dante. Uno, Gianfranco, se magari ci puoi dare qualche idea sulla sua intuizione della mutevolezza della lingua. Una lingua che vive di rapporti osmotici con il dialetto, con altre lingue, quindi la lingua che muta nel tempo, e quindi anche dei rapporti che attualmente permangono e ci sono ancora tra il volgare illustre, la lingua, e i volgari minori, e i volgari non codificati, ma parlati. Perché effettivamente Dante su questo può dirci qualcosa. Guardate che fu un elemento importante, perché prima De Nicola citava Ariosto. Ecco, Ariosto per scrivere nella lingua di Dante dovette fare uno sforzo che per Dante, insomma, non c'era, perché il toscano, Manzoni, dovette fare uno sforzo. Quindi il rapporto tra il volgare illustre e altri volgari e la mutevolezza della lingua. A te Gianfranco, e poi chiudiamo. Sì, Dante è stato veramente il primo a intuire e a analizzare questo fenomeno della mutevolezza della lingua nel tempo e nello spazio. Dice che Dio ha concreato la lingua in Adamo, che quindi è stato praticamente il primo uomo, l'unico uomo a non dover mai imparare alcuna lingua. Voi pensate all'importanza che Dante dà a questo fenomeno lingua.
Cioè Dio per creare l'uomo cosa fa? Crea un essere, gli dà due gambe, gli crea due braccia, due occhi, un naso e la lingua. Cioè la lingua fa parte del corpo dell'uomo esattamente come, diciamo, gli altri arti. Quindi ecco, la lingua è una cosa inscindibile per quanto riguarda l'uomo. E ovviamente la lingua a questo punto è qualcosa di immutabile, perché Dio, sapete, ogni cosa che alla fine di ogni sua creazione dice e Dio vide che era cosa buona, quindi diciamo che la lingua che viene creata con Adamo è una situazione perfetta dal punto di vista della immutabilità, quindi. E poi, a seguito del nefasto tentativo di creazione della torre di Babele, insomma, che è, diciamo, l'esempio più alto e primo di superbia dell'uomo nei confronti di Dio, ecco, l'umanità viene punita con la moltiplicazione dei suoi linguaggi, e quello è l'istante esatto in cui la mutevolezza diventa parte strutturale, possiamo dire così, della lingua. È vero che poi nella commedia, quindi successivamente, questo schema verrà un po' rivisto, nel senso che anche la lingua di Adamo diventerà, diciamo, mutevole, però adesso direi di non addentrarci in questo ginepraio, anche perché Dante non spiega bene questo suo cambiamento, questo sviluppo di pensiero, quindi andremo praticamente a finire di parlare di mettere sul tavolo solamente alcune ipotesi. Dante spiega la mutevolezza della lingua nel tempo facendo l'esempio degli abitanti di Pavia, ecco, i quali se avessero potuto ascoltare i loro antenati non li avrebbero capiti, perché la lingua cambia. Poi Dante ha intuito anche la mutevolezza della lingua nello spazio, questo per noi è un po' più semplice, è un po' più immediato da capire, nel senso che se una popolazione si sposta, migra, ovviamente anche la propria lingua si allontana da quello che è l'origine e viene a contatto con altri linguaggi e quindi ne assorbe, insomma, alcune parti e quindi cambia. Insomma, chi di voi viaggia sa benissimo che l'inglese di Londra non è quello di San Francisco, o lo spagnolo di Madrid non è quello di Bogotà, insomma. Tra l'altro, l'abbiamo già detto prima, per l'orecchio super allenato di Dante, la lingua cambia non solo nello spazio, ma nel microspazio, perché appunto quando si trovava a Bologna riusciva a capire se chi gli parlava proveniva da Borgo San Felice, ecco, o da Strada Maggiore, insomma, che erano due borgate di Bologna. E questa teoria serve a Dante per spiegare la varietà delle lingue che ci sono sulla faccia della terra, ecco, che sono state causate, ecco, dalla migrazione post-babelica. La mutevolezza porta solamente problemi, l'abbiamo già visto per gli abitanti di Pavia, quindi che non potrebbero capire i loro antenati. Fatto sta, appunto, Dante dice, è un dato di fatto che la lingua quindi ha questa mutevolezza in sé, non possiamo farci altro. Ma allora, il problema è questo, come possiamo, diciamo, tradurre, nel senso di tramandare in modo sicuro alle generazioni successive qualcosa che non deve cambiare, per esempio la cultura, il sapere. Ed ecco che Dante introduce, diciamo, il concetto di grammatica, che non è quello che intendiamo noi oggi, cioè l'insieme delle norme che regolano l'utilizzo corretto di una lingua. Le grammatiche per Dante sono delle lingue create a tavolino, il latino, il greco, cioè sono delle lingue artificiali che non sono mai state parlate e per questo però hanno il vantaggio di essere immutabili e quindi di essere degli eccellenti veicoli appunto per la cultura e per il sapere. E l'altra cosa che avevi chiesto, scusami, era perfetto, quindi anche se l'italiano può essere, sì, allora
È interessante questo, cioè se si può stabilire una analogia tra volgare illustre di Dante e volgari municipali da una parte e italiano e dialetti dall'altra. Esatto. Allora, io penso che questa sia una proposta, ecco, certamente allettante, suggestiva, e bisogna distinguere un po'. Allora, una esatta analogia direi non si può, una equivalenza perfetta non si può fare. Io penso che ci siano però delle analogie abbastanza chiare. Faccio due esempi, così cerco di spiegarmi. Tra le altre cose, Dante richiede al suo volgare illustre ideale appunto di essere cardinale, l'abbiamo già visto prima, cioè di essere, diciamo, di riferimento a tutti i volgari municipali, che non sono altro che le lingue che vengono effettivamente parlate. Nel 18° capitolo del primo libro del De Vulgari Eloquentia, Dante dice che il gregge dei volgari municipali si muove e si arresta su ordine del volgare illustre, ecco, i cui giardinieri, ecco, strappano l'erbaccia dalla selva delle parlate italiche e innestano nuovi germogli. Quindi già Dante riteneva che i volgari municipali effettivamente parlati dovessero sottostare alla tutela di questa lingua cardinale, che era una lingua comune, che era una lingua grammaticalmente regolata. Okay? Ecco, io penso che l'italiano svolga la stessa funzione sui dialetti di oggi. Io abito qua vicino, ecco, e conosco qui a Sale Marasino, conosco degli anziani che parlano un dialetto ricco di termini per lo più sconosciuti al dialetto dei più giovani. E ascoltarli è una vera delizia, nel senso che veramente è un incantamento, quell'incantamento che Dante, sono certo, non ha assolutamente provato, almeno stando a quello che dice del nostro dialetto italiano, che propter sui rudem asperitatem, cioè per la sua rozza asprezza, ecco, se una bella donna bresciana, ecco, parlava il nostro dialetto, sembrava una scaricatrice di porto. Questo è quello che dice Dante del nostro povero bresciano. Io penso che questa normalizzazione che l'italiano compie sui dialetti, ecco, sia dovuta certamente al fenomeno ovviamente della scuola diffusa e della televisione, che hanno fatto in modo che l'italiano negli ultimi 60 anni raggiungesse anche le fasce linguisticamente periferiche della nostra popolazione, e appunto quest'uso ha fatto entrare l'italiano nella disponibilità espressiva di queste popolazioni. Quindi ecco, io penso che questa sia una analogia che il volgare illustre di Dante e l'italiano di oggi hanno. Perché non è possibile una equivalenza completa? Ci sono delle differenze, e come? Dante riteneva il suo volgare ideale come l'insieme della produzione alta letteraria che le varie parlate italiane, il siciliano, il bolognese, il lombardo, il veneto, il toscano, eccetera, avevano prodotto nel tempo. Quindi quella che aveva in mente Dante era una lingua ideale decisamente marcata verso l'alto, adatta alla letteratura, adatta alla dignità della corte, direi molto meno adatta alle necessità comunicative della piscivendola o dell'acquaiolo. Cioè questo volgare ideale di Dante mancava certamente della diafasia, cioè di quella capacità, diremmo noi usando un po' di italo-inglese, di switchare, cioè di passare velocemente da un registro linguistico all'altro, proprio per intervenire nelle necessità linguistiche. L'italiano che usiamo noi, l'italiano di oggi, è ben altra cosa. Direi, è una lingua viva, è una lingua che ha a disposizione il compasso completo di questi registri, dal basso, quello medio, quello aulico, di tutte le sfumature intermedie,
e che quindi è una lingua sensibile, è una lingua pronta alla, alla, alla comunicazione varia. Allora ci si potrebbe chiedere, qui concludo, qual è la differenza, cioè cos'è che fa la differenza tra il nostro italiano e quell'ideale che aveva in mente Dante e che poi non si è mai realizzato. Ma certamente il nostro italiano ha 700 anni di produzione letteraria alle spalle, 700 anni di produzione letteraria non solo aulica ma anche scientifica ma anche popolare, ha 700 anni di uso quotidiano, e poi il nostro italiano deriva da una fonte che tutto questo già possedeva, che non è assolutamente quel volgare illustre di Dante, ma è il volgare della commedia. Una lingua che Dante per 20 anni ha cesellato, ha costruito, ha creato, ecco, e non certo per le esigenze della curia, ma per invece esprimere tutte le diversità infinite dell'animo umano. E questo è l'italiano. Quindi il progetto di Dante non si è mai realizzato, questa pantera, ecco, non si è mai fatta trovare, la caccia di Dante non è mai finita, però Dante ha creato un'altra cosa e a noi sta bene così, perché ha creato l'italiano, insomma. Io ringrazio De Nicola e Serioli per le loro comunicazioni, che veramente sono state molto molto dense e anche stimolanti, ricche di indicazioni che sono entrate nel testo, ma che hanno ricavato poi da Dante e dal testo delle indicazioni anche per oggi. Permettetemi di concludere con una banalità. Non avevo pensato di salutarci in questo modo, però le comunicazioni di questa sera e gli interventi di questa sera a volte mi inducono a fare delle stupidate. Questa è una di quelle stupidate che si fanno, però io mi sento tra amici e quindi voi mi perdonerete. Quando sono stato in rianimazione e poi ne sono uscito, io all'uscita dallo stato di torpore, di profondo sonno, ho pensato che mi sarebbe piaciuto, o mi poteva piacere in futuro, morire così. Perché l'infermiera che è venuta a farmi la puntura mi ha detto: guardi, lei pensi alla cosa più bella che ha vissuto nella sua vita? Io l'addormento, ma poi quando si sveglierà lei sarà una persona diversa. Io a quel punto lì mi sono addormentato e cioè, non ho sentito niente. Mi sono addormentato pensando alle cose più belle della mia vita. Quando mi sono svegliato, non vi dico che cosa è stata la rianimazione perché non è il caso, quando mi sono svegliato però ho detto: però questa cosa qui non so se è davvero bella, perché chi si sarebbe ricordato di me? Io sarei stato uno dei tanti morti durante l'epidemia di Covid, sarei stato un numero tra i tanti morti. Nessuno si ricorda di persone che muoiono a grappoli durante una pandemia. Mi farebbe piacere che qualcuno magari in futuro, almeno per una settimana, cioè non dico tanto, almeno i più vicini a me. Ecco, il fatto di stare qui a parlare di Dante... Che paragone, ragazzi, mi chiedo scusa, è veramente dissacrante. A parlare di Dante, il quale era consapevole che sarebbe rimasto famoso, sarebbe diventato famoso dopo la sua morte, per quell'opera, che fu l'opera, la commedia, più letta nel tempo, in volgare, effettivamente ci fa dire che Dante, grazie a Dio, non è morto. E grazie a voi non è morto, perché ne stiamo qui parlando, e per noi è veramente una cosa piacevole. Vi ringrazio.